Quando si parla di casa non si può non partire anche da quest'area, area spettacoli viaggianti, un mega progetto doveva essere realizzato di case popolari, era il tempo dell'amministrazione Fanfani attraverso dei fondi regionali, non se ne è mai fatto niente, l'area oggi è un po' avvolta anche nel degrado quando non ci sono gli eventi ed è forse proprio perché in quest'area, anche in quest'area non sono state realizzate le case popolari che sempre più persone cercano una casa in affitto. Quanti sono oggi? Sono tanti gli immobili sfitti che non trovano un inquilino? Siamo andati a chiederlo a una delle principali agenzie che opera in città. No, sostanzialmente è la richiesta che è più alta dell'offerta. Poi vabbè, ci sono casi eccezionali, però per via forse anche del crescendo, dell'aumentare degli sfratti per morosità, c'è un po' di perplessità e di preoccupazione da parte dei proprietari, quindi molte abitazioni magari sono sfitte e restano così. Quindi ad Arezzo, diciamo, negli ultimi mesi, quindi anche attualmente, sono tanti gli immobili sfitti? Sì, sono molti, c'è più richiesta dell'offerta. Ci sono molti costruttori che hanno deciso di mettere i loro immobili a reddito con un, si chiama rent to buy, quindi un affitto breve per poi dopo procedere per l'acquisto. Diciamo che comunque sì, anche lì i parametri sono paragonabili a quello dell'acquisto di un mutuo, però molti costruttori hanno visto in questo tipo di affitto la via d'uscita ai loro problemi. Che cosa chiedono magari le persone che cercano una casa, nel senso hanno esigenze particolari? Diciamo che si affitta di più un tre vani, è la tipologia che si affitta di più, e in genere è arredato. E mentre quando poi si spostano famiglie, quindi hanno bisogno e necessità di immobili più grandi, lì c'è più la tendenza a cercare un immobile senza mobili. Quindi i prezzi di mercato, il trilocale parte dai 4,50 e arriva ai 5,30, diciamo questo è un pochino il range del prezzo per il tre vani, che è la tipologia più affittata. E dopo il quadrilocale è un immobile che ha come prezzo una base dei 5,50, ecco, più o meno. Poi c'è da vedere tante cose, le condizioni dell'immobile, le spese condominiali, insomma è tutto da valutare, anche la zona, se è proprio in centro, se è fuori. Ecco, in centro si affittano forse più bilocali o monolocali perché ci sono persone che si trasferiscono per lavoro e quindi hanno esigenza di una temporaneità e di un affitto breve, ma anche di un oggetto piccolo perché appunto sono sempre al lavoro, quindi serve proprio un punto d'appoggio. Ecco, diceva prima anche dei proprietari che c'è magari meno fiducia rispetto al passato, e questo è uno degli scogli, cioè alla fine magari si trovano d'accordo, però fa la differenza l'aspetto, cioè il giudizio che dà il proprietario magari del possibile inquilino. Sì, quello è fondamentale. Chiedono lavori a tempo indeterminato e purtroppo oggi ce ne sono pochi, quindi è questa anche una difficoltà. E poi cercano la solvibilità che possiamo trovare forse nel loro passato, quindi magari persone che hanno questo lavoro già da un po' di tempo, proprio per cercare di tutelarsi per il futuro.